È un protocollo che finalmente affronta in modo coordinato con le istituzioni del territorio il problema dei rifiuti sulle strade. È una pratica che vediamo tutti quanti tutti i giorni e diciamo, era un elemento che non veniva affrontato appunto per l'effetto della deresponsabilizzazione. Invece con il Comune e con ANAS abbiamo definito una modalità operativa di intervento che divide i costi e stabilisce anche un modello di monitoraggio per evitare che questa pratica continui e diciamo, le turbi delle nostre città. Non solo, ma che consenta anche l'applicazione di procedimenti di raccolta differenziata che ovviamente aumentano il rischio di dispersione del denaro. Avete parlato anche di altre infrastrutture? Sì, Catania per la Sicilia e in generale per il Sud Italia è diventato e sta diventando un polo logistico fondamentale. La nostra priorità è agire sull'intermodalità e quindi facilitare la realizzazione di infrastrutture che consentono a tutti quanti di accedere alle infrastrutture logistiche e quindi Catania, essendo nodo fondamentale logistico, diventa necessariamente una priorità dei nostri interventi. Tra le opere più attese c'è la Catania-Ragusa, a che punto siamo che volete aggiungere ci sono su questo fronte? La Catania-Ragusa è un progetto appunto in project, quindi gestito dal Ministero delle Infrastrutture come processo di assegnazione, è un progetto che si basa su un'infrastruttura di ANAS che ovviamente verrà resa disponibile per la realizzazione di questo progetto. Credo che sia alle fasi conclusive e noi supporteremo l'implementazione del progetto prima possibile.